Un'intera città al suo cospetto plaude alla Vergine Maria, la Madonna dello Sterpeto, copatrona dei Barlettani. Insieme a San Ruggero, il popolo della fede è pronto a vivere intensamente il mese mariano appena cominciato. Ieri, presso il santuario che la ospita e che porta il suo nome, una numerosa rappresentanza della comunità barlettana ha gremito il Tempio Sacro, dove si è svolta la solenne funzione religiosa prima che la Madonna si dirigesse verso quella che sarà la sua temporanea dimora per tutto il mese di maggio, la concattedrale di Santa Maria Maggiore nel cuore del centro storico. Ed eccola lì, in tutto il suo splendore, la dolcissima figura di Maria con il volto bruno in tunica rossastra, semi coperta da un manto verde scuro con bordo dorato, che regge il bambino Gesù in bianche vesti, con la guancia sinistra appoggiata dolcemente sul viso della madre. Entrambi coronati di una corona d'oro e sormontati da due angeli, sono l'emblema stessa dell'amore incondizionato e indissolubile, lo stesso legame che unisce la città alla sua santa patrona. Vivere nel segno di Maria significa vivere come buoni cristiani, spiega il rettore parroco del santuario, padre Michele Piscopo. Maria per noi è un esempio, perché lei è stata la prima discepola di Gesù, anche se è stata la mamma di Gesù, ha seguito quello che Gesù ha detto e ci ha insegnato a noi durante l'ultima cena: fate tutto quello che lui vi dirà. Questo vuol dire essere devoti di Maria, stare più vicini a Gesù. Un giorno importante, quello che la comunità barlettana vive ogni primo maggio, il sentire di un amore profondo che deve essere fiamma viva per 365 giorni l'anno. Oggi è come se fosse il compleanno suo, quindi siamo tutti quanti qui, accorriamo per festeggiare, per stare insieme a lei. Però ricordiamoci che la mamma non è solo un giorno all'anno, ma tutti i giorni. L'invito comunque è ad essere presenti tutti i giorni in questo mese di maggio, a pregare e a pregare forte, affinché Maria ancora una volta interceda per noi presso suo figlio. Dopo la solenne celebrazione eucaristica in santuario, la partenza dell'icona accompagnata da una fiumana di gente, percorrendo via Trani con una sosta per il consueto saluto presso la caserma dei Vigili del Fuoco, con suono di sirene e lancio di petali rossi. La Madonna dello Sterpeto è stata poi accolta dal vescovo dell'arcidiocesi di Trani, Barletta e Biceglie, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, insieme al capitolo concattedrale, il clero, religiosi, autorità civili e militari, per proseguire verso la concattedrale, dove si è svolta la celebrazione eucaristica di accoglienza, evento seguito in diretta da Teleregione. Una diretta che proseguirà per tutto il mese di maggio. Le nostre telecamere, infatti, pronte a trasmettere la Santa Messa delle ore 7 di ogni giorno. Il tutto nel segno di Maria.